Sulle prime pagine dei giornali oggi si parla di economia, nonostante la giornata di festa, e della disoccupazione ai massimi storici dal 1977, 12,5%. Brutta situazione. Aumenterà ancora di più. Sì, e perché? Perché non si produce, non si fa, è tutto fermo. E quale potrebbe essere un escamotage? Si parla di abbassare le tasse sul lavoro. Non è che abbassare le tasse, anche quella è una novella. Io bisogna che la gente, io non ho il cervello, non ho il cervello che, per capire questa cosa qui, quello che ci vuole per calare le tasse. Te ce l'hai, Beppe? Per calare le tasse? Sì. Se non aumenta la produzione, se aumenta la produzione, aumenta l'IVA. Aumenta l'IRPEF, hai capito? Ma allora, se quei soldi lì... la disoccupazione avanza, come fa a aumentare la produzione? Se la disoccupazione avanza. Appunto, se la gente non compra, non acquista. Se la gente non si acquista, si può ancora fare. E che la gente acquisti, ma senza acquista, c'è niente da fare. Dai, che dici? Ma se loro la soluzione che hanno trovato mi sembra hanno aumentato l'IVA, aumentano i bolli, aumentano quello, aumentano quell'altro. In quel modo sono capace anch'io e si risolve niente. Mentre cuoceva il pollo. Botta gli soffi, come si dice in Italia. Ci sarebbero ospiti in casa, mia moglie ha dovuto pigliare le padelle, andare da mio figliolo e mettere in forno. Sono andato da buttare ieri. C'è un pezzo a prezzo speciale, ma fra tutto viene sui 400 euro. Ma lì che cosa? Per cambiare il forno. Ah. Certo, quindi i prezzi salgono, ma comunque no, c'è meno lavoro e i consumi non si aiutano comunque. Le pensioni rimangono lì, non sono io pensionato. Quello che voglio dire è che ogni mese c'è una spesa extra da fare io. Certo, certo. Boh. Ma proprio di economia, sull'economia continua la querela tra gli Stati Uniti e Berlino. Cioè, c'è gli analisti americani che dicono che la politica della Merkel non aiuta i paesi del Mediterraneo. La politica della Merkel? Aiuta la Germania e basta. Aiuta la Germania e basta e carica gli altri paesi. Come fanno gli americani? Perché siamo sotto di loro. No. Ciao. Loro faranno così. Ma perché noi non siamo in grado di farlo, sennò si farebbe anche noi. Sbagliare, eh. Hai visto anche la faccenda delle intercettazioni? Non c'è un paese che vi sia pulito. Tutto. E per concludere una carrellata sull'economia, negli ultimi sei mesi ad Arezzo negli ultimi sei mesi hanno venduto appena 900 case, anche il mercato immobiliare della città è fermo, si vede, si ha il sentore di questo. Prima facevano tutti con prestito bancario, facevano i mutui, ora fanno anche più mutui, chi compra la casa? Il stipendio c'è per farsi la casa. E mio figlio mi era tassata la seconda casa, però c'ha un vantaggio. Ciao! Il vantaggio che... Quando penso? Guarda che i tassi di sconto in questo momento sono bassi. Lui ce l'ha, capito? Però i tassi di sconto non sembrano bastare a questo punto. Dicevo, però i tassi di sconto bassi non sembrano essere sufficienti, insomma, per far ripartire il mercato immobiliare. Assolutamente no. Io pensavo, questi biglietti...